Il professore, mi scusi. Professore, mi sente? Professore?
Professore? Non c'è il telefono. Adesso mi sentite? Bene. Allora, se questo è il problema generico di ottimizzazione, un problema hard ha una funzione di questo tipo. Questo è un problema di ottimizzazione, di massimizzare in questo caso qui la capacità portante. C'è un ben preciso valore di progetto che ottimizza fuori, prima e dopo, mancando di poco questa x segnato, avete un valore molto più basso. Quindi bisogna riuscire proprio a beccare questo punto ben preciso. L'ottimizzazione soft invece è di questo tipo qui. Così. Quindi sicuramente c'è un valore di massimo, si produce il massimo, però c'è un certo intervallo di variabilità che in genere si chiama slack, intervallo di variabilità, per cui avete delle soluzioni, per esempio questa, che indichiamo con x, ad esempio con la tilde, è differente dall'x precisa che dà l'ottimo, però siamo quasi vicini. Perché siamo qualche per cento sotto la funzione di valore ottimale. Quindi questo è un processo in cui c'è una, si dice, subottimalità, che però ti va più o meno bene. I nostri problemi strutturali, grazie al cielo, sono quasi sempre di questo tipo. Quindi l'ottimizzazione è abbastanza, un problema abbastanza blando. E questo ci va bene, no? Perché, per esempio, pensate anche che il valore di x sia proprio lo spessore della nostra lamiera. Il valore ottimo potrebbe essere 18,72 mm. Come si fa a realizzare una lamiera con 18,72 mm? È difficile. Quindi, per esempio, potrebbe essere che al posto del valore giusto 18,72, se io prendo 18 o anche 20, più o meno ci sono. Quindi in questo slack di sistema la parte importante è questa. Dal punto di vista matematico è facile da risolvere, però quello non mi interessa perché c'è un problema hard, mi prendo un calcolatore grosso così e lo trovo il punto di ottimalità. Il fatto che nelle nostre strutture ci sono sempre tante altre considerazioni da fare, tipicamente la costruibilità, il fatto che ci sono delle dimensioni fissate e così via. Ma tipicamente lamiere, non posso scegliermi un valore con dei decimali periodici, no? Se pensate anche al numero di bulloni, se io prendo i bulloni M24 e l'ottimo mi dice che per la resistenza di una cosa ci vorrebbero 5,43 bulloni, o metti 5 o metti 6. Quindi noi abbiamo sempre, aleggia sempre sulla nostra testa il fatto che le nostre dimensioni sono fissate da motivi industriali, costruttivi, eccetera. E ci va bene, perché se no ci taglieremo subito le gambe. Perché se qui mettessi 4 bulloni, qua 5 bulloni, il livello giusto sarebbe 4, 37, 22 bulloni, non va bene. Quindi c'è una certa dolcezza nella risposta, nel trovare l'ottimizzazione. Questa è un'ottima cosa, c'è una certa
solidità e robustezza nella formulazione del nostro problema. Infine, se il problema fosse complicato, forse ci sarebbe la ridondanza, cioè ripetere il calcolo più volte. Questa è una cosa che probabilmente possiamo fare anche qui noi nella nostra aula, perché per esempio io avrò il mio Strauss, alcuni di voi avranno Strauss, alcuni di voi hanno SAP 2000, e per esempio anche una cosa che è giusto una volta nella vita vedere, che differenza c'è tra questi due software qua? Perché voi le volte, in generale anche gli ingegneri, spesso usano come software Strauss e basta, oppure SAP e basta, oppure un altro software. Se voi volete diventare piloti di Formula 1, non è che guidate solo una macchina e basta, e guardate altre per vedere com'è la differenza, e così via. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi queste sono idee che sono sottostanti al nostro lavoro di oggi. Prima di cominciare, mi ridico la versione 0 della nostra lastra con le dimensioni che abbiamo fissato, perché io non me ne ricordo più. Allora, altezza? Lunghezza fuori tutto? Quanti? 3. Purca, allora ho sbagliato. Un 4 troppo. Poi, punto, metà, dove comincia? Era 0,6, era 0,3 per 0,3. 0,3. Questo è 0,9. Questo è 0,3. Questo è 0,4. Questo è 0,4. Giusto? Poi, lo spessore? Non l'avevo detto. No, lo spessore della lastra? Non è 0,35, sono per 6. Hai già ragione. Spessore? Lo spessore mi sembra non l'avesse detto. 2,5. No. Prego? La forza al centro di 10 kN. Allora. Mentre voi avete fatto la modellazione con gli elementi BIM, no? Io farò quella con gli elementi, io, noi insieme faremo quella con gli elementi Shell. Allora, una regola qui che va, diciamo, figlia di questa, siccome i nostri calcoli portano il mio tempo, e se troviamo una soluzione semplice, meglio così, tutto quello che facciamo deve essere sobrio. Nel senso che faccio solo quello che mi è necessario per risolvere il problema e nulla di più, no? Quindi, se mi bastano 10 elementi finiti per risolvere il problema, dal punto di vista professionale sarebbe cretino metterne 1000. Punto, no? Quindi, per esempio, anche quando vengono da me e io controllare delle relazioni di calcolo, tante volte i professionisti, le persone, questo lato, vengono, no, professore, io ho messo 1 milione di elementi finiti. Se 1 milione di elementi finiti non serve, quello che viene da me è già squalificato. Nel senso che vuol dire, capisco già che non è del mestiere. Uno che fa le cose tanto per farle. No? Allora, qui le linee di riferimento che io dovrò considerare sono queste. C'è la regola anche che, segniamo qua sotto, bene, conservo i punti che ho giocato, quelli che ho già messo. Quindi se io immagino di venire dall'analisi a telaio, io ho già introdotto questi elementi qua, questi nodi qua. Questo, 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 questo. Giusto? Poi ho tolto questo e ho aggiunto qua e qua
questi altri elementi. Poi c'era il link rigido, prima del buco, qua il link rigido, dopo il buco. Questa distanza qui è 35 ISO 2, 17,5. Va bene? Ci siamo? Allora, io mi apro il mio Strauss. Si vede lì? Allora, unità di misura, millimetri, megapascal, kilo newton, centigradi. Ovviamente in quello che faccio ci sono tutte le mie idiosincrasie, cioè quello che mi piace, quello che non mi piace, tutto quello che ho fatto, così voi potete scegliere altre cose. Però ci siamo scelti questi. Allora, tra tutti di Westhouse, hai di tutti i SAP? È quello che ci ha fatto usare Franchino l'anno scorso. Bisogna ricorrere forse al mercato alternativo. Anche qui, per esempio, guardate, il mercato alternativo ci sono delle volte che manda in bestia, perché io ho trovato delle volte che sul mercato alternativo c'erano delle versioni che funzionavano perfettamente. E io ho pagato la licenza finale, cioè il pacco. Quindi anche questa. Le vie numeriche sono infinite. È per quello che quando io faccio i calcoli, oppure i calcolatori, nel senso le persone che fanno i calcoli, sono tutte un po' strane, quelli che fanno i calcoli seriamente, sono tutte un po' strane, no? Un po' paranoiche, perché hanno visto di tutto. Allora, inseriamo i nodi. Bene, facciamo così. Ci prendiamo come sistema di riferimento uguale per tutti. Questo è Y. Questo è X. Va bene? Poi, la numerazione dei nodi, eccetera, la mettiamo ognuno come vuole. D'accordo? Partiamo? L'unica cosa vi chiederei, megapascal, millimetri e chilonewton. Quando ho finito di mettere i nodi, riflettiamo un attimo, no? Ah, scusate, perché mi sono accorto. Se questo è 0,6, questo è 0,9, fa un metro e mezzo, quindi questo nodo finisce qua. No. Ah no, questo è anche questo è 0,3. Quindi questo è 0,6 più 0,3. Questo è 0,6, giusto? Però non so
Professore, il secondo punto per il braccetto rigido, che altezza è a metà del primo? A 0,175. Okay. 175 minuti del fondo, 175, quindi dovrebbe essere 175, 175, sono 350, più 150, 500 unità di altezza. Ha sistemato? 0,15 più 0,16, quindi 0,25. Poi c'è il peccato di 0,75. Che per il punto di numero no, ci sto spesso non devi mettere punti. Metti dello special joint. Ok. Lo metti molto pure alla fine.
Allo studio. Allo studio. Allora, spero che abbiate messo dentro i nomi. No, dal punto di vista operativo, per esempio, io i passi in più che ho fatto, mi sono fatto alcune osservazioni, alcuni passi in più sono questi. Prima di tutto ho nominato il file. Per me il file questo è il trave buco 000, poi ci sarà trave buco 001 e così via. Quindi ogni modello in più aggiunge qualcosa, in modo tale che se io faccio una modifica al mio modello, adesso no, stupido, non niente, ma quando magari ho 500 elementi, 600 elementi, 10.000 nodi, se metto qualcosa che magari è una fregnaccia, dopo basta che, se sono sul modello che chiamano trave buco 937, basta che torni indietro al trave buco 936. Quindi qui deve essere tutto ordinato. E in particolare anche, per esempio, sotto summary, o in un'altra maniera, nel SAR 2000, ci devono essere anche tutte le informazioni. Questo l'ho fatto io, così via, quest'ora, questo l'altro, procede. Qui sotto, qui ci ho messo la discretizzazione semplice. Poi sugli altri, così, in modo tale che mi ricordo quando ho introdotto qualche cosa. Va bene? Tempo fa erano venuti, qualche mese fa, due miei ex tesisti che lavorano adesso per una società che fa, poi un anno fa, perché prima della guerra in Ucraina, andava a modernare per la parte sismica centrale, centrale nucleare in Ucraina. Sono venuti qua e hanno un modello bellissimo in ASIS in cui avevano modellato anche lo stipite, la porta e così via, con 1.000.000 di finiti. E fa, professore, abbiamo un problema, so già cos'è. Qui, per esempio, solo per calcolare i primi 5 modi ci vuole una settimana. Quindi potete immaginare un'analisi mia centrale. Ma cosa dobbiamo fare? Semplice. Buttate via tutto, ripartite da zero. E fate un modello sobrio. Va bene? Allora, abbiamo numerato, abbiamo messo in ordine il nome con le informazioni che sono attaccate. Io qui in rosso ho messo, sono gli assi della mia, di quello che dovrebbe essere per voi la trave, le travi, no? Questa è la trave continua, qua c'è il buco, qui ci sono i due elementi con offset e basta. Questo modello qui è una proprietà trave che è fatta così, la chiamo filo, in rosso, di acciaio, e ha come geometria, c'è un filo, un cerchio, dimensioni, queste sono in posizione baricentro, dimensione 1 mm. Cos'è? È una linea, mi serve una linea di costruzione. Per costruire il modello. Quindi non è nulla di significativo, è proprio un filo di, se volete potrebbe essere anche un filo di lana, se ci fosse il materiale lana, ecco. Ma mi serve per ricostruire la geometria. Infatti adesso io mi costruisco, costruiamo assieme, questo è un trucco. Ci costruiamo, poi potete avere miliardi di altri trucchi, questi sono i miei trucchi, no? Dei 30 anni che faccio calcoli, voi ne avete altri, poi adesso magari ci sono software automatici che fanno bim bum bam e la mesh subito così. Io vi sconsiglio queste cose. Quindi tutte le discretizzazioni, tutti i passi automatici, tutte le cose automatiche, vanno bene per la signora vecchietta che vuole avere il cambio automatico, la BS e l'ES. Io sono Emerson Fittipaldi, voglio avere il controllo totale della mia macchina, perché voglio sgommare come voglio, andare in curva, in derapata, quello che mi pare. Io so guidare, quindi non voglio queste cose, lo strappo via. Ma come James Bond con la macchina di traverso. E voglio il controllo totale dei calcoli, del modello che faccio, per capire. Perché dopo io devo firmare. E se la cosa è sbagliata, non posso dire, Strauss, l'auto machine. Va bene? Allora, mi costruisco adesso, col mio filo rosso, il contorno della trave col buco.
Tra l'altro, per esempio, questa riga superiore che ho appena tracciato è una riga necessaria, perché rappresenta il confine superiore della struttura. Alla stessa maniera, quest'altra riga sotto è necessaria, se lo dovessi disegnare, e poi dopo la modellerò, perché rappresenta l'intradosso della mia trave. Poi, questa riga rappresenta la parete sinistra, questa la riga, la parete destra. Anche qui nel tracciare qualsiasi elemento, questi sono elementi stupidi, solo di costruzione, che non contano niente, no? Però si disegnano sempre partendo da sinistra verso destra, oppure dall'alto verso il basso. Va bene? Questa è tutta pulizia del modello, perché a seconda di come orientate un elemento, dopo il diagramma dei momenti viene verso l'alto, verso il basso, dritto, storto. E se non usate una certa regola uguale per tutto, voi disegnate le righe da destra e da sinistra, va bene, però tutto è così, no? E altrimenti tutto quello che fate è disordinato, il modello è semplice, non conta nulla. Poi dopo arriva un momento in cui non capite più niente, cosa dovete fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare, professore? Semplice, butti via tutto e ricominci da zero. Va bene? Anch'io le volte, queste regole qui, perché ho fretta, sono stanco, sono stufo, non c'ho voglia di fare, le salto. E spesso volentieri dopo mi rompo il collo e devo ricominciare da capo. Va bene? Allora, queste ci sono sicuramente, queste righe qua. Poi, una riga anche sicuramente che ci dovrà essere è quella di mezzeria. Poi, altre righe assolutamente necessarie sono quelle che mi contornano il buco. In particolare, queste, che mi contornano proprio il buco, in particolare arrivano alla linea d'asse della trave sopra e della trave sotto dei due braccetti. E poi, se devo pensare a considerare degli elementi che sono di superficie, quindi elementi lastra, piastra, come volete, devo anche inserire questi in questa maniera. Quindi vedete che io procedo mettendo in evidenza solo le righe necessarie. Prima ho tracciato la riga di mezzeria, che è sacrosanta, la riga di asse, poi la riga di mezzeria, poi il contorno del buco, poi l'intradosso, l'estradosso, bordo sinistro e bordo destro. Tutte queste righe qua, nessuna di queste righe è inutile, ma sono tutte strettamente necessarie perché caratterizzano la geometria dell'oggetto, in questo caso qui. No, non c'è nulla di superfluo. Poi, altre righe strettamente necessarie sono queste. Io userò nel mio modello degli elementi piani, quindi bidimensionali, che saranno in genere accoppiati lastra, piastra. Quindi sono delle mattonelle rettangolari o quadrate, questo non potrei usare anche quelle triangolari, però vediamo. Allora, se è fatto così, devo anche rispettare le incidenze. Quindi, per esempio, questo è un elemento che va bene, quattro nodi. Per esempio, creiamoci subito un elemento plate che ci va bene. Lo chiamiamo la mira. Materiale acciaio. Scusate, steel usiamo. Poi spessore, vi ha detto 20 mm. E adesso, per esempio, possiamo costruirci questi elementi qua. Elementi quadrati, quattro nodi. Allora, anche qui, per esempio, uso la numerazione in senso antiorario. Quindi, vertice in basso, questo, questo, questo. Questa è la prima mia mattonella di acciaio. Poi, sicuramente c'è questa. E così via. Poi, un'altra mattonella di acciaio che posso mettere questa. Mattonellone. E poi metto questa. Poi altri elementi non ne posso mettere, perché per esempio se mettessi posso mettere anche sotto questa, no. Posso mettere questa ancora e questa ancora, no? Tra tante cose, per esempio, per vedere anche se
le incidenze, cioè i nodi di estremità di questi elementi sono corretti, posso rappresentare i miei elementi piani con uno shrink, quindi come se fittiziamente fossero un po' ristretti. Per esempio del 10%, in cui vedete che questi quattro nodi vedo che c'è il suo elemento. Questi quattro nodi vedo che c'è questo suo elemento. Bene. Scusate, prima che io vada avanti, queste cose le sapete fare? Perché se non le sapete fare vado piano, se no... Nel caso io divido l'area, però sul sacco di da come plate, di da plate thin e plate thick. Per questo non ho chiesto niente. Cos'è questo fine thick? Dipende se si flick e flop. Cioè, se io per tutti dalla direction design area qua di da come plate, di da plate thin e plate thick. Allora, anche qui questa è l'ultima domanda che per cui rispondo, perché andiamo a vedere cosa vuol dire. Allora, questa è una piastra formulata secondo diciamo una teoria che trascura la deformabilità a taglio, quindi come se fosse l'estensione di una trave di Bernoullina B. Questa invece è una formulazione di una piastra, la Mindlin-Reisner, che tiene conto del spessore elevato, quindi della deformabilità a taglio della piastra. Anche qui vedete, ogni volta ce ne sono mille di nomi, no? Mille di nomi. Ogni volta bisogna cliccare sull'elica, eccetera, e trovare la cosa giusta. Che, guardate, questo è semplice. Se non so una cosa, guardo sul dizionario cosa vuol dire. Però dovete farlo, perché ci vuole un po' di pazienza, però voi dovete essere pazienti con gli strutturisti. No? Quindi, se non ci sono motivazioni particolari, dopo faremo la sensibilità, proviamo uno o l'altro, quello che noi conosciamo, forse si parte sempre da quello che si conosce, noi sappiamo la trave di Bernoullina B, dove viene trascurata la forma di natale, quindi se la piastra scegliamo questa. Poi, se eventualmente cosa, vediamo cosa succede con questo. E poi magari potremo fare un esempio semplice per vedere se è così. Bene? Le regole sono queste qua. Allora, io mi sono costruendo questi elementi qua. Ho bisogno ancora però di altri aspetti. Per esempio, una delle cose che forse... ho sbagliato, e anche questa, nel senso che di tutto qui ho degli elementi che non sono con quattro nodi, qui ce ne sono addirittura su questo lato qua. Poi, un'altra cosa che salta agli occhi è che da un elemento che ha questa altezza qui, dopo in qualche maniera passerò anche a un elemento che ha questa dimensione qua. Allora, fatto questo, ci sono sicuramente degli schemi, delle formulazioni che passano da un elemento che ha questo lato qui, un elemento che ha quest'altro lato, no? Però, per esempio, se volete il problema nucleare, per esempio, potrei usare un elemento fatto così, qua, no? Potrei fare anche altre cose, però tutto quello che si può fare ed eventualmente rende irregolare la discretizzazione, come questo, qua si vede che questo è un elemento un po' più storto rispetto a questi, si cerca di evitare. Allora, torno indietro, e quello che penso di fare è questo. Delle linee che ho tracciato, oltretutto delle linee che ho tracciato, me ne servirebbero altre. Per esempio, sarebbe bello avere una linea che va da qui a qui. La stessa cosa sotto, la stessa cosa sotto, la stessa cosa sotto, la stessa sotto. Quindi faccio così, mi cancello questi due elementi qua, che sono troppo grossi, e mi creo una linea, un filo rosso, a questa altezza, uno a questa altezza, uno a questa altezza, uno a questa altezza. Allora, faccio così. Se 100 mm, mi segno questi nodi qui,
Per ricopio. Almeno 600. Quindi non creato questi altri interrogli qua. Poi questo qui, questi qui, me li copio a più 300 metri, 300 mm, scusate, non più 300 mm, più 300, più 600, 900 mm. Mi sono creato questi. Poi, sempre gli stessi, me li copio a 900 più 1500, 2400 millimetri. In questa maniera mi sono creato, mi sono ricopiato questa fila di nodi qui, che ho anche qua, questi me ne sono copiati qui, e quest'altra fila me ne sono copiata qui in mezzeria, qua in mezzeria, e qua all'esterno. Adesso mi posso creare, non segno neanche, se volete sì, segniamo la, il filo rosso. Poi trovo l'intersezione di tutti i fili rossi da una parte e dall'altra, quindi seleziono tutti gli elementi beam e con un tools che fa intersect beam mi vengono creati 20 intersezioni. Quindi questi sono tutti i miei fili che ho trovato, ho ritenuto necessario. Oddio, ci sono alcuni che ho aggiunto in più, non strettamente necessari, per rendere la discrezione più, più regolare possibile. E per esempio, cancello dalla vista i miei elementi shell, mi restano questi. Se tolgo gli elementi beam, mi restano solo i nodi. E se per esempio voglio vedere gli elementi beam, con, se sono tutti connessi correttamente tra di loro, metto anche qui uno sharing, ad esempio, di nuovo 10%, e vedete che questa è la discretizzazione. Va bene. Occhio che qua lo sharing sembra molto più piccolo solo perché questo elemento è molto più corto rispetto a questo. E per esempio, se metto uno sharing più potente, vedete che mi vengono... Dopo non bisogna neanche esagerare, perché sennò la linea non si capisce più niente. Allora, togliamo via tutto lo shrink e mettiamo come sono connessi. Queste sono le righe, quelle strettamente necessarie che ho scritto prima, e poi quelle che ho introdotto, non strettamente necessarie, ma per rendere più regolare la discretizzazione. A questo punto... A questo punto dobbiamo aprire una parentesi, perché le considerazioni che abbiamo fatto sono tutte più o meno elementari. Vedete, ho ricostruito passo passo questi, la geometria, l'ho interpretato, ho visto che c'era il buco, l'ho spostato, ho fatto il reticolo più regolare possibile. Qua devo aprire una finestra, perché ci sono delle cose che, se avessi fatto il corso, io ho insegnato 20 anni analisi strutturale col calcolatore a Politecnico di Milano, quindi se aveste seguito quel corso lì sapreste queste cose. Adesso vi apro, vi faccio il bigino. Vi ripeto, se anche noi non conosciamo una cosa, e al giorno d'oggi è impossibile conoscere tutto, bisogna soltanto avere il metodo. Il metodo è questo, ti tiro fuori il libro, ti cerco la cosa, tutto sugli elementi quadrilateri, come stiamo facendo, dopo su andare avanti. Va bene? L'unica cosa, dovete leggere. Io il cacciabombardiere non l'ho mai usato, non lo so guidare. Però, se almeno leggo il manuale di istruzioni, forse lo faccio alzare dall'aria, da terra, no? E voi dovete fare questa cosa. Allora, qui abbiamo queste suddivisioni, che è quella che vi ho fatto vedere. Allora, le considerazioni da fare sono queste. Come si fa la discretizzazione nel concreto?
Noi abbiamo visto che ci sono, abbiamo introdotto gli elementi che hanno questa forma qui, poi subito accanto ci sono quelli che sono fatti così. Allora, vanno tutti bene? Poi, un'altra cosa che vi chiedo è questa. Ma noi abbiamo usato elementi quadrilateri. E, per esempio, avete visto che a un certo punto ne ho introdotto uno, un trapezio. E poi potrebbero esserci altre forme. E poi, se volessi usare, per esempio, elementi triangolari, poi nella farmacopea, nell'elenco di tutti i miei elementi finiti, ci sono gli elementi finiti che hanno per esempio soltanto 4 nodi nei vertici, oppure 3, se si fa un triangolo. Poi ci sono però anche gli elementi isopiotto, con 8 nodi, ci sono gli serendipiti, il triangolare LST a 6 nodi e chiaramente dopo anche quello a 8 nodi. Curvo. Cosa uso? Allora, qui ci sono degli aspetti generali da tenere in conto. Prima di tutto, nel nostro problema strutturale, pensate per esempio quando faremo il caso di una pila eventualmente su pali, no? Il nostro oggetto sarà ad esempio la pila di un ponte, sarà fatto così, poi qui per esempio sarà sotto il dado di fondazione, poi uno più pali, no? Per esempio supponiamo due pali così. Va bene? Questo è il livello del terreno. Qua sopra c'è il nostro ponte. Con l'impalcato sagomato. Allora, per modellare questa struttura qui, occhio che tendenzialmente qua la struttura sarà tridimensionale. Quindi non abbiamo bisogno di elementi bidimensionali a 4 nodi, abbiamo bisogno di brick a 8 nodi solidi. Chiaro? Come ci muoviamo in tutta questa cosa qui? Le considerazioni che facciamo noi qui nel bidimensionale sono trasferibili con facilità al tridimensionale. Quindi quello che vediamo adesso del 2D, dopo andrà benissimo anche per il 3D. Va bene? Come ci muoviamo? Allora, se io penso al mio ponte, qui nel mio ponte fondamentalmente ho queste cose da tenere in conto. No? Allora, come sempre l'analisi strutturale del mio modello è basato a ottenere certe cose, no? Perché non è che voglio avere tutto il tensore dello sforzo qua sotto, ma voglio avere certe cose. Allora, le cose che posso avere, per esempio, con riferimento a questo esempio concreto, sono queste. Ma, per esempio, una delle cose che a me interesserebbe potrebbe essere quella di considerare, magari, sintetizzare il comportamento strutturale di questa pila, lasciamo perdere se dopo il ponte continua più avanti, più o meno, questa pila con qua sotto, prima di tutto magari l'ho messo l'incastro, però l'incastro mi sembra un po' troppo brutale. Allora, per esempio, una delle cose che potrei avere potrebbe essere determinare in una qualche maniera questa rigidezza della molla flessionale alla base. Quindi, la cosa più semplice che cerco nella modellazione strutturale è valutare una qualche rigidezza alla base e al contorno della mia struttura. Questo è un esempio. E quindi potrei fare un modello, per esempio del suolo, alla fine mi interessa soltanto di ricavare un KFI, una molla rotazionale. Oppure potrei avere anche l'interesse di avere una molla in orizzontale, o eventualmente anche magari una molla in verticale. Quindi la cosa più semplice che mi interessa potrebbero essere trovare con una qualche analisi di elementi finiti, per esempio tridimensionale, oppure nel piano bidimensionale, delle molle. No? Tenere conto che i vincoli non sono perfetti, ma sono elastici. Poi,
La cosa che potrebbe un po' più interessarvi è anche valutare correttamente, per esempio, degli spostamenti. Non tanto totali, ma magari differenziali tra una parte della struttura e l'altra. E questo è già un qualcosa di più... Questo è il livello su rete zero con cui posso modellare la struttura per ottenere solo una qualche rigidezza, una qualche molla al contorno. No, io all'interno della mia struttura voglio anche vedere, all'interno del cassone, quali sono gli spostamenti di una parte rispetto all'altra. Poi, andando avanti, potrei dire, no, io anche in questo punto qua P, il volumetto di Cauchy, voglio avere anche il tensore degli sforzi. E quindi, chiaramente, tensore di deformazione. Quindi, questo è un livello successivo, più complicato. Allora, la cosa più rozza che posso ottenere da un modello di elementi finiti è, a me non interessa niente, voglio una molla. Quindi non mi interessa sotto come si deforma il terreno, se ci sono qualche plasticizzazione, qualche cosa. No, a me interessa solo il mollone. No, perché però il mio amico geotecnico, a cui gli faccio fare analisi precisa. No, io voglio qualcosa in più, voglio anche gli spostamenti di parti della struttura, eccetera. Che è una cosa più delicata. Oppure, voglio, no, guarda, io voglio proprio tutto. Tensore di deformazione di sforzi. Per esempio, se siamo in un problema elastico lineare. Quindi ci sono questi tre livelli di risultati. No? Questo è globalissimo, costituisce tutto questo ambaradan qui, una molla. Questo deve tenere conto, per esempio, dei spostamenti relativi di una parte rispetto all'altra. Questo è ancora più dettaglio, no? Proprio in quel punto voglio la sigma x, la tau xy, tutte quelle cose. Allora, in base a cosa voglio, io devo ovviamente decidere che strumenti usare. No? Anche qui in una maniera più sobria. No? Io potrei avere subito, modellando questa pila con i due pali di terreno sopra il cassone e così via, con un milione di elementi solidi, piccolini così, e dopo non capisco più niente. No? Allora, opero in questa maniera. In funzione di cosa voglio, guardo i miei elementi. Allora, la gerarchia dei risultati è questa qui. La prima osservazione è valutare gli elementi con un rapporto di allungamento generico. Mi calcolo il più grosso, il più piccolo, cerchio che iscrive l'elemento, e questo sia un diametro di, e mi calcolo questo è il più piccolo cerchio che iscrive il mio elemento, questo è il più grande cerchio circoscritto dal mio elemento, nel diametro D, mi calcolo il rapporto di grande su di piccolo, e allora ho questa cosa qui. Se questo diametro qui è maggiore o uguale, per esempio, nel mio disegno 8-10, io posso sperare solo di valutare la rigidezza al contorno della mia struttura. Il resto, spostamenti, sigma, manco parlarne. Quindi, se uso questi elementi qua, qui sotto, la rigidezza può essere cotta, però non venite a parlarmi e chiedere quanto è la sigma, la tau sul palo, queste cose lì. Va bene? Poi, se invece questo rapporto qui è dell'ordine di 4, 8, posso pensare di avere anche una valutazione ragionevole degli spostamenti. Se invece voglio calcolarmi anche il sigma ed epsilon, il rapporto deve essere 1, 2. Quindi, per esempio, nel modello che io ho fatto, con gli elementi che io ho visto, questo elemento qui, che è quello per esempio sopra o sotto il buco, andrebbe bene per calcolarsi anche le sigma ed epsilon. Gli altri, quelli tipicamente verso appoggio di destra, andrebbero bene al limite per calcolarsi una rigidezza in qualche maniera. No?
In che presente volessi vedere la rigidezza di questa parte qui rispetto alle due braccetti, le due trave qui, qui potrei ragionalmente calcolarmi la rigidezza, ma gli sforzi qua dentro no. Va bene? È chiaro? La stessa cosa vale per tutti gli elementi. Questo qui, per esempio, andrebbe forse a calcolarsi gli spostamenti o la rigidezza, no? Ma nonostante lo sforzo non se ne parla. Quindi questa è la prima osservazione. Anche qui, sicuramente in questo momento qua io sono un praticone. Sono un praticone. Resta il fatto che io dopo lo so smontare anche subito, mi so smontare tutto, su tutte le formulazioni. Però in questo momento qua quello che ritengo anche importante darvi è le regole, sono le regole essenziali. Quindi questa è la prima. Questo è il punto di partenza, zero. Cosa voglio? Questo è il primo, la prima osservazione, anche qui molto semplice da vedere, no? Il che non vuol dire che io nella mia mesh magari non uso da qualche parte questo, però vuol dire che lì devo stare cauto, che magari in quella zona lì le sigma non se ne parla. Bene? Poi, degli altri elementi, a parte questo rapporto, se volete, di allungamento, l'altra cosa che, secondo punto che entra in gioco, sono le distorsioni, ovvero, se possibile, questi angoli qui, ovvero queste curvature qui, devono essere il meno pronunciate possibili, quindi ci deve essere una certa regolarità nel modello. Anche qui, per esempio, una cosa che va evitata, nel caso di elementi triangolari, che ci siano angoli maggiori di 90 gradi. Oppure, per esempio, in questo caso qui, che ci siano situazioni in questo tipo qua, in cui quest'angolo qui è maggiore di 180 gradi. Questi sono in genere elementi fatali, cioè il programma proprio non va avanti, no? E in generale, su tutti gli altri casi, questi effetti di allungamento, di distorsione, sono evidenziati con dei warning sul file di stato di risposta, il log di risposta. Dopo, anche questi, per esempio, io se ho un modello con 100.000 elementi finiti, se ce ne sono 5 sono distorti o allungati troppo, anche statisticamente 5 su 100.000, su 10.000, non è significativo. No? E per esempio una cosa buona è questa, ci sono certi software che se trovano anche in tutto il vostro modello un elemento troppo distorto, come fanno, si bloccano, dicono, c'è la cosa distorta e quindi non vado avanti. Ce ne sono altri, per esempio Strauss, che ti manda fuori 10 messaggi, se l'elemento distorto prova avanti. Esattamente, perché se io sono James Bond, anche se ho una gomma bucata, le altre tre mi bastano per arrivare in fondo. No? Se invece sono la sciura milanese, è giusto che mi fermi alla piazzola. Cosa, no? Quindi questo è l'elenco. L'ultima osservazione è questa. Gli elementi lineari, come questi, sono in genere, per quanto riguarda il campo elastico lineare, meno precisi di questi. Questi più precisi, questi meno precisi. Vuol dire che a parità di problema devo usare più elementi di queste forme qui, ISO P4 oppure CST, rispetto a se usassi l'LST o questi qui. Sono più quelli con lati curvilinei sono più precisi, no? In particolare una rappresentazione più smooth, più regolare lo stato di sforzo. Questo va bene però quando il campo di sforzo di deformazione è smooth, cioè regolare. Quando è che un campo di deformazioni è regolare, lo stato di sforzo è regolare? In quale situazione?
Beh, tipicamente, come conosciamo il materiale acciaio, nel caso di deformazioni su strutture in acciaio oppure con comportamento plastico, che hanno la splendocerniera plastica, è una cosa regolare, vanno sicuramente bene questi, mentre questi sono più difficili. Nel caso invece strutture, quelle che sono le strutture che hanno un campo di deformazioni ostico, strutture in cemento armato, perché hanno addirittura delle discontinuità dove c'è la fessurazione. Quindi in questo caso le strutture in cemento armato vanno meglio gli elementi con andamento solo con 4 nodi oppure 3 nodi, perché rappresentano più correttamente anche magari eventualmente delle fessure, il salto tra una fessura e l'altra. Questi invece potrebbero andare meglio per strutture in acciaio, in cui in particolare dopo alla fine ci si riconduce tutto a Fomises, ma una cosa regolarissima. Queste sono tutte le considerazioni che dovete avere in testa nel scegliere gli elementi, no? L'allungamento, la distorsione, pochi nodi o lati curvilinei. In genere, diciamo per i problemi usuali, una modellazione con 4 nodi, evitando questa situazione qui, ed evitando rapporti di allungamento troppo, se voglio lo stato di sforzo, va bene. No? Resta anche il fatto che comunque dopo dovremo provare la sensibilità. Quindi, per esempio, quando faremo la nostra mesh, la faremo la prima, più semplice possibile, poi ne dovremo fare un'altra per vedere se i risultati sono corretti oppure no, se c'è qualcosa che entra in gioco che non va bene. Ci siamo? Allora, per esempio, vi faccio un ultimo esempio, così vi vorrei anche chiudere questo discorso qui, vedere i diversi aspetti. Se per esempio dovessi modellare, vorremmo modellare questa situazione qua, tipicamente, che è una cosa almeno embrionale di interazione tra struttura e suolo, quello che noi possiamo pensare di fare, per esempio, potremmo pensare di fare questo. Mi cancello questa lavagna qui, questa parte qui di lavagna. Poniamo ad esempio di avere, ad esempio più semplice possibile, suolo. Qua ve lo segno anche sopra, perché tanto a lato il terreno non ha grossa capacità portante, quindi si può anche trascurare. Sopra pila, poi sotto mettiamo, a caso che ci sia, il palo. Il palo, per esempio, lo potremmo rappresentare in questa maniera. Sopra c'è il pinto e poi sopra c'è la pila e tutto il resto del ponte. Per esempio, una cosa che si potrebbe fare, come si potrebbe partire dalla modellazione di questa struttura. Allora, in questa zona qui, per esempio, potremmo anche pensare di cogliere esattamente, oltre alla rigidezza e gli spostamenti, anche per esempio le sigma. Quindi, per esempio, qui, se questo è il volumetto che rappresenta il pezzo di palo, che ha rapporto di allungamento più o meno 1, questo è veramente l'elemento di plinto sopra che potrei considerare, quindi per esempio potrei partire con una discretizzazione di questo tipo qui. Poi, man mano che mi allontano da questo punto qua, che è quello forse dove c'è l'epicentro della deformabilità, dello stato di sforzo, eccetera, posso aumentare le dimensioni del mio modello. Per esempio, potrei qua, se questo qui è H, se da sotto in poi mi interessa solo potenzialmente gli spostamenti e poi via via la rigidezza, questa dimensione qui potrebbe essere ad esempio 3H. Poi sotto potrei pensare di arrivare ad esempio qui a 9H. No? Poi ai lati, per esempio, potrei pensare di fare una discretizzazione grosso modo così, poi così, poi così, poi probabilmente qua così, qua così, qua così e così via. Quindi magari qui dopo potrei anche usare degli elementi di questo tipo qua.
questo triangolone, poi così, poi qua così. È chiaro che in questa transizione poi non vi segno tutti gli altri elementi, no? Chiaramente ci sarà questo, potrebbe essere questo, poi questo, poi magari potrei anche suddividere, non interessa, no? Mi interessa più di tanto. Per esempio, lo stato di sforzo lo potrei avere abbastanza ragionalmente valido in questa zona qui. Gli spostamenti, magari un po' più in avanti, quindi qui dentro sono attendibili gli spostamenti, qua sono attendibili formazioni, gli sforzi, e poi tutto questo ambaradan qua mi serve solo per determinare una qualche fila, una qualche mola di tolpano. Va bene? Il problema tipico è anche questo, per esempio. Allora, per quanto riguarda la sensibilità, se questa è la mesh 1, poi la mesh 2 per vedere se cambia qualcosa, anche io uso quella parolaccia che è mesh, andiamo a dire discretizzazione, la mesh 2 potrebbe essere semplicemente una divisione dipotomica da un elemento, ne tiro fuori 4, che è quello che faremo dopo. È la versione più volgare, ci sono metodi di raffinamento anche più complicati. Fatta anche questa, fatto anche questa analisi di sensibilità, quindi trovare i vari risultati o con la mesh nera oppure con la mesh blu, no? La mesh blu, se dà gli stessi risultati alla mesh nera, viene accantonata, c'è cioè solo di validazione. Mi tengo la mesh più povera, perché tanto funziona benissimo, come quella più, più fitta. Ah, dicevo, mi fermo qui e qui magari metto delle condizioni al contorno che potrebbero essere, per esempio, delle cerniere oppure l'incastro, oppure devo andare fino qua, oppure devo modellare fino al centro della Terra. Come faccio a decidere che parte di suolo tipicamente di questo continuo che teoricamente è un infinito, se mi spazio in più, come faccio a tagliare a un certo punto? Adeguo sempre con le sensibilità. Quindi, se io faccio la mia mesh che tiene conto del terreno fino qua, con tutto questo ambaradan di palle, eccetera, così via, e poi faccio questo, e vedo che, per esempio, se mi interessano gli sforzi qua, la regione piccola che ho considerato dà gli stessi risultati che se trattassi la regione grande, beh, se è così, mi tengo quella piccola. Se no, ingrandisco. Se queste mi danno ancora variazione dei risultati, devo prendere questa, poi a un certo punto finisco perché non ci sono più. Quello che succede ai lati non interessa più. Va bene? Quindi tutta la modellazione si basa utilizzando queste regole qua. Va bene? Soprattutto queste di sensibilità. Se faccio una modellazione più ricca e non cambia niente, mi va andando già bene con la prima. Chiaro? Tutto questo rientra nel capitolo 10 della NTC 2018, in cui il professionista deve testare, validare il modello di calcolo, eccetera. A essere sincero, questo il capitolo del nome si chiama validazione del codice di calcolo, però è una terminologia impropria, nel senso che nel capitolo 10 non viene validato il codice di calcolo, perché i codici di calcolo sono ormai tutti buoni. Quello che viene validato è il fatto che l'utente sappia usare il codice di calcolo. Quindi è una forma gentile per dire guardo se la macchina funziona, in effetti guardo se tu sei un guidatore cretino oppure no. Bene? Tutto ciò premesso, prima del nostro intervallo di nostra pausa, possiamo finirci il nostro modello. Si vede il mio oggetto? Allora, diciamo, questi elementi qui che ci sono vanno sicuramente bene, diciamo, dal punto di vista dell'allungamento. Questi sicuramente non vanno bene. No?
quindi devono essere suddivisi. Allora, anche la suddivisione potrebbe essere fatta a metà, per esempio, come questa cosa. Però, siccome dall'altra parte abbiamo già una suddivisione, mettiamo questa fila di nodi qua. Quindi, mi segno questi nodi qui. Me li copio. Dall'altra parte. Quindi, lì ci sono 600 mm, più altri 600 mm, devo spostare di 200 mm. Va bene? Poi mi creo il filo. In questa maniera ho l'asse di simmetria, la mezzeria della trave che è sacrosanta. Poi potevo fare qualsiasi altra cosa, però l'ho segnato qui in modo tale che questa fila sia simmetrica a questa. Poi, già che ci sono, anche se nessuno me lo impone, siccome questo elemento e anche questo elemento sono un po' tirati per il collo, perché hanno un allungamento che quanto vale quell'allungamento di questo elemento qui? Circa. 3-4, 3-5. 3-4, veramente 4. Quindi diciamo dalla mia, dai miei numeretti lì, sono il pelo per avere una buona rappresentazione della residenza, forse c'è qualcosina sulla epsilon. No? Quindi teniamoli questi. Quindi questi 4 qui li sposto da questa parte. Quindi tools, copy, increment. Allora, sono 600 più 600. 1200 più 300, 1500. Mi creo 300, un altro filo rosso. Poi mi seleziono tutti i pin e gli faccio le intersezioni. Sono declinate 14 intersezioni. Questo è il riferimento. Le linee base che mi sono costruito con le considerazioni di quello che era necessario per delimitare la trave, quello che veniva fuori dalle simmetrie e dagli assi, poi quello che veniva fuori dal fatto di avere delle mesh regolari, poi dal fatto di avere un allungamento decente. Questa è la discretizzazione. Se fossi più smart potrei copiarmi qualcosa, però non vediamo se riesco a copiarmi qualcosa. Per esempio potrei copiarmi questi da quest'altra parte, quindi abbastanza di 600 più 300, 600 più 300, 900, per 2, 1200, più 600, 2400. Quindi l'offset si risolve. Ok, questi ne sono copiati. Poi, questi me li copio 600 più 600, 1200 più 300, 1500. Questi me li devo fare a parte. No.
E poi mi devo fare questo. Poi dall'altra parte ma questo continua da qua dicendo una cosa che è interessante guardare per esempio sui elementi shell quelli che sono chiassi. Qui per esempio vedete che questo è l'orientamento degli assi è significativo dopo la rappresentazione. Può essere come volete, però questi qui hanno tutti l'asse X in orizzontale, mentre questi no. Che assi contrari. Allora me ne seleziono tutti. Prendo un tools che allinea gli assi. Allora, l'asse X lo voglio orientato come l'asse X grande, l'asse X dell'elemento, quello locale, come quello complessivo. Quindi l'asse X locale di tutti gli elementi sono orientati con l'asse X globale. Poi, tolgo lo shrink. Questo è il modello. Mettiamo le condizioni del contorno più semplici. Allora ci selezioniamo i due nodi alla base e quindi mettiamo i vincoli. Allora, fuori asse Z in verticale Y a tutti e due. Magari li evidenziamo un po' più, i vincoli li mettiamo un po' più dagli altri. Sono questi qui, in viola sono i verticali. Poi in orizzontale li dobbiamo mettere anche in cerniera. Il perno invece può essere libero. Poi, quindi in questa maniera qui, se la struttura fosse piana, ha una cerniera qua e un carrello qui. Poi però il modello è tridimensionale, quindi in questo punto qua bisogna mettergli anche il vincolo, cioè il vincolo di, questa è una cerniera sferica. Poi qui quindi abbiamo il vincolo in Y e Z. E qua sopra, per esempio, potremmo mettere il vincolo solo in Z. Quindi per intenderci, se io non ruoto la trave, ci sono i quattro vincoli in direzione Z, in modo tale che non si rovesci la... quattro vincoli puntuali, in modo tale che non si rovesci fuori piano la lastra. Poi qua sotto c'è una cerniera anche nel piano. E qua un sostegno in verticale. Poi in questo punto qua dobbiamo mettere la forza una tonnellata verso il basso anche qui la facciamo un po' più la facciamo un po' più massiccia
e metto il piano XY. Questo è il modello. Okay. Tolgo gli assi perché ormai abbiamo visto che gli assi sono allineati. Il fatto che ci sia dentro anche il filo da un millimetro di acciaio può essere messo, pensato come un'imperfezione riguardo lo spessore di 2 centimetri. Oppure se volete alla fine lo potete anche cancellare. Oppure li potete mettere, posto che spessore 1 millimetro, li potete mettere uno spessore 1/10 di millimetro. Quindi. Avete fatto girare voi così? Vediamo cosa dice. Ah, i default. Questa è la schermata della linea statica. I default sono qualcosa che qua ci ricalcolo in automatico. Allora, vediamo, e sono come i settaggi della mia macchina. Io ancora una volta, se c'è la vecchietta, uso i settaggi normali. Io però non ci voglio vedere cosa c'è sotto. Questo va bene, aspetti generali. Una cosa che vi consiglio di fare è sempre mettere il calcolare lo squilibrio residuo alla fine, che è un metodo numerico per vedere al posteriore il codice di calcolo, vedere questi sono i carichi delle reazioni, questo viene fuori dalla somma del sigma. In teoria, se l'equilibrio fosse perfetto, i numeri sarebbero uguali, c'è una certa tolleranza. Poi gli elementi potete scegliere se sono di che tipo sono. Se la mesh è rada, potete mettere tutto consistente, quindi tiene conto della matrice in maniera con tutti i termini extra diagonali. So che per voi immagino siano cose turche che mi sto dicendo. Ecco, pensate questa cosa. Io voglio apposta farvi paura. Cioè, pensate quante cose io ho settato, schiacciato, questo e quell'altro, e voi non avete idea di cosa ho fatto schiacciando il coso. Ecco, questa è una cosa che è pericolosissima, no? È come quando c'è il pilota che sale su un caccia bombardiere e schiaccia tutti gli interruttori on off su giù e così via. Queste sono tutte cose che dovreste fare, guardare sul manuale. Non lo fate, può darsi che avete schiacciato una cosa che vi sgancia il razzo contro il palazzo vicino. Quindi attenzione su queste cose qui, perché da una parte la cosa bella dei codici di calcolo attuali è che possono fare tantissime cose. Io avrei ucciso durante la tesi laurea negli 87, 88 a Milano per avere un codice di calcolo così. A quei tempi lì, gli studenti, tra di noi c'era una leggenda che diceva che in America qualcuno alla NASA ha calcolato una parete di taglio con i buchi, perché è già una cosa che noi sognavamo di poter calcolare. No? Quindi voi avete tutto, però occhio a saperlo usare. Il check sul drilling, cos'è? Questa è l'analisi. Allora, sono venute fuori, dobbiamo leggercela un po', ha girato perché è arrivata a fine soluzione, nessun errore, nessuna nota, che sono commenti più ampli, ci sono 2 warning, che vuol dire qualcosa che potenzialmente potrebbe essere dannoso. I 2 warning sono, occhio che potrebbe esserci la matrice singolare. La stiffness potrebbe essere possibile singolarità individuate 4, quindi A posizione più niente 4 singolarità. Vediamo cos'è con questo warning in testa, vediamo i risultati. Scusi professore, ma le singolarità sono legate ai modi rigidi, no? Vediamo. Allora, aggiungiamo la deformata. Questa è una deformata. Diciamo, vi piace o no? Sì. Mi piace o non mi piace? Dove sono le singolarità? E c'è una si è aperta, no? C'è una fessura. Quindi la mesh non è congruente, non sono connessi vari nodi. Allora, adesso ci facciamo i nostri, almeno diciamo ragionalmente, qualcosa funziona.
se volete, proprio l'ultima cosa, ci facciamo con gli sforzi. Per esempio, possiamo usare questi sono gli andamenti degli sforzi, più o meno. Strauss, per esempio, permette anche questa cosa qui. Questo è chiaramente un istogramma con i valori. La più grande attrazione al piccolo. Una cosa utile, per esempio, in tanti software è rimettere la stessa barra degli sforzi con la distogramma. Così, per esempio, in questo caso qui avete subito un'idea di come è stressata mediamente la sforza circolare. Il massimo va da 3,5 a 0 megapascal. Però mediamente la vostra struttura ha intorno al 1 megapascal, 0,7 megapascal. Quindi una tonnellata, la vostra lastra di 2 cm è, diciamo, quasi scarica. Bene, questo anche vi dà un'idea, perché alle volte in un punto solo c'è un valore mostruoso e quello si plasticizzerà. Quello che conta è anche dopo mediamente la cosa significativa, quanto è di sforzo. Dai, ci facciamo 10 minuti di pausa, così dopo andiamo avanti. Va bene? Allora, possiamo riprendere. Sentite ancora? Ci siete? Ci siamo? Allora, abbiamo individuato quella che è la origine del quarto dell'abilità. E per esempio, una delle cose che si può fare è questa. Se da un modello 1, questa struttura qui, per esempio, ci sono, in genere trovare le abilità è un dolore, no? Una delle cose che si può fare, per esempio, è quella di calcolare le frequenze clock, come anche in parte suggerito il vostro collega. Per esempio, potremmo calcolarci i primi 10 modi di questa struttura. Poi, una delle qualità da calcolare per capire anche il funzionamento strutturale sono i modi
partecipativi, cioè quanta massa partecipa a ciascun modo. Per esempio, in questo caso qui, quello che è interessante, come la lastra è in verticale, però la parte più, diciamo, debole è fuori piano, per esempio, la cosa che ci può interessare è un fattore di partecipazione quando c'è la traslazione in Z, che è di solito contrario rispetto a quello che fa, perché in prendete in caso sismico, di sisma, interazione verso il basso. Quindi, per esempio, dobbiamo calcolarci analisi modale, partecipazione verso il basso, vediamo qua i default. Allora, qui quello che è interessante sono i parametri sulla ricerca degli autovalori. Per esempio, anche qui ci sono termini un po' delicati, nel senso qui, quant'è lo spazio di ricerca iterativo degli autovettori? Quanto è più grande rispetto a quanto estende la ricerca, in quale spazio esteso ricercare numericamente per iterazione gli autovalori. Io cerco uno spazio aumentato di 50, che credo sia un po' difficile. Poi le tolleranze, bene, quasi concreti, bastano tra un'iterazione e l'altra, millesimi. Questa è la ricerca degli autovalori, e qui per esempio il fatto che non è andato a buon fine è legato a questo. Gli autovalori sono zero. Quindi questo è sicuramente un messaggio del fatto che la soluzione è questo modello, che ovviamente non è corretto. Per eventualmente togliere, noi l'abbiamo per fortuna individuata qui, la fessura, la non coerenza tra un elemento e l'altro, ci sono anche dei tools che alle volte possono aiutare. Per esempio, in caso di Strauss, c'è un tool che si chiama Grishmila Mesh, oppure se siamo portato qualcosa da un qualche modellatore solido pubblico in geometria. E qui, per esempio, vengono fatte diverse cose, per esempio vengono uniti nodi differenti, rimossi, duplicati gli elementi e quant'altro. E per esempio, io applico questo, una delle cose che viene messa è ci sono dei nodi duplicati. Quindi era probabilmente i nodi erano sovrapposti, però considerati distinti. Abbiamo corretto in questa maniera la mesh, vediamo la soluzione. Come vedete c'è solo una nota e sono spariti i warning. In particolare, andiamo a cercare la nota e vediamo cosa dice. Nessuna singolarità è trovata. Quindi va bene. Occhio a leggere sempre nel vostro software i commenti e le cose che ci sono. Vediamo qual è la deformata. Questa è la deformata che è corretta. No. Se la giro nel piano, nello spazio, questa è la deformata. No. Magnificata, per esempio, con un valore percentuale 5%. Che vuol dire che questo abbassamento qua è il 5% della dimensione massima di questo oggetto. Se guardiamo come è fatta la deformata, mettiamo il piano, vedete che qui la cerniera resta fissa. Poi qui invece il carrello si sposta di questa quantità qui, che è quello che avevamo già notato l'altra volta. Vi faccio notare anche che più o meno, se guardate per esempio questo segmento qua, questo è rappresentativo della linea d'asse della nostra trave. E grosso modo è, direi, perpendicolare a questa linea qui. E di quest'angolo qui a 90 gradi, anche qui a 90 gradi circa, la stessa cosa qui, qua no. Vedete che c'è la deformata a taglio, che sapevamo già. Lì è l'ingubamento a S della sezione. Noi sapevamo già che questa zona qui era prona ad avere delle deformazioni taglianti. Vedete qua? Quindi qui non c'è. Abbiamo fatto anche bene a mettere le stesse linee, questa, vicino al buco, duplicarla questa dove non c'è il buco, la stessa cosa qui, la stessa cosa qui, però qui vediamo il differente comportamento delle sezioni. Se volete possiamo fare anche così. Thank you.
e sono selezionati alcuni elementi e quelli non selezionati li illustro. E sono le due fette, quella col buco, quella senza buco. E qui vediamo lo scorrimento a taglio. Ed è qui più o meno, questo è il concio che ruota restando piano. Si allarga un po' la fibra sopra, fibra sotto, si allarga quella sotto. Questa invece vedete che è zigzag. Questa è deformazione a taglio che avevamo già messo in luce. Calcolatore, quindi io modello, lo uso come se fosse in laboratorio. Questa è la prova provata che la mia idea in testa, che dice la deformabilità tagliante, è vera. Va bene? Non credo che avete mai visto prima una cosa così dal vivo. Ed è per quello che io, quando io faccio l'analisi, non faccio l'analisi in maniera becera, io imparo. Adesso voi avete materializzato, in questo esempio cretino, la deformabilità a taglio, non ve la scordate più. Va bene? Bene, facciamo così, facciamo ritornare tutti i nostri elementi. Per esempio anche imparate a tutte le visualizzazioni, sono sempre affette da approssimazioni, eccetera, perché per esempio se io metto qua un fattore di magnificazione 100, è chiaro che graficamente è un po' una cosa assolutamente distorta, che non ha significato, quindi bisogna anche pensare di scegliere la deformata ragionevole, per esempio questa è una deformata non magnificata, quindi gli spostamenti valgono 1 qua, su questa struttura per esempio se mettete un fattore di magnificazione 100, non vedete ancora niente, gli spostamenti sono talmente piccoli, abbiamo visto che gli sforzi sono bassissimi, se mettete addirittura 1000, prima non accendere. Quindi questa è la deformata reale su tutto il carico amplificata di 1000. Quindi occhio anche alla magnificazione delle cose. Proviamo a fare qui l'analisi modale. Ci sono due modi che rappresentano l'esame del sangue, carta d'identità, DNA della struttura. Una è l'analisi modale, l'altra è l'analisi di Buckling. Facciamo l'analisi modale, vediamo cosa ci dice. Sempre i 10 modi con le tolleranze di prima. Si sta calcolando. Queste sono le frequenze, eccetera. Guardiamo prima, come sempre, le note, cosa dice. Adesso la singolarità come primo posto. Guardiamo una cosa, in particolare i fattori di partecipazione. Abbiamo messo in direzione trasversale. Il più importante in direzione trasversale è il modo 2. Poi, subito dopo, e un po' dopo, diciamo, modo 5. Tutti gli altri non hanno influenza. Quindi apriamo. Qui adesso dobbiamo mettere in evidenza gli spostamenti. Allora, prima di tutto io voglio una mappa di colori sugli spostamenti in direzione Z, colori piano, che sono quelli più significativi per me. Poi, voi sapete che tutti gli autovettori, sia per l'analisi modale che per l'analisi di Buckling, sono definiti a meno nella costante. Quindi adesso qui dobbiamo mettere, per forza di cose, non possiamo mettere dei valori assoluti, reali, dobbiamo mettere percentuali, ad esempio il 5%. Lasciamo sempre la defermata e vediamo cosa succede. Allora, considerando anche che siamo fuori uno spettro tridimensionale, magari vediamo la nostra struttura. La mettiamo in tridimensionale. Allora, i modi sono qua sopra. Anche qui, per esempio, vedete, questi sono tutti i modi legati ai nostri figli rossi, quindi non sono significativi. No. Sono tutta serie calcolate, i codici di calcolo, però non servono a niente, non sono interessanti. E se volete, li abbiamo lasciato dentro i figli, tanto per tenersi, magari ci serve qualche altra costruzione dopo, però non hanno nessun significato. Vediamo il secondo. Il secondo, per esempio, 5 Hz, che era quello che aveva l'82% di massa partecipativa in direzione trasversale, questo qui. Se volete mettiamo, amplifichiamo un po' di più, è uno spanciamento in direzione Z.
alle volte le animazioni possono essere interessanti perché magari in certi versi sono anche cartoni animati, no? Però alle volte servono a vedere se ci sono, a rendere immediato il risultato, quindi effettivamente uno spanciamento fuori. Vediamo il 3. Dopo qui si comincia ad avere anche dei comportamenti che sono, diciamo, ripetitivi. Prima c'è lo spanciamento da una parte sola, adesso c'è la sinusoide. Questo è il comportamento, essenzialmente, come se fosse una trave in orizzontale. Vediamo altri spostamenti, altri deformati. Questo forse anche può essere un po' interessante. Vediamo, questo era il quinto, che era quello che aveva il 12% di massa. C'è questo qua. Dopo le modi successivi diventano sempre più complicati, sempre più contorti. Facciamo la stessa cosa, quindi da questa struttura qui, da prima dell'analisi modale, abbiamo visto che, diciamo, in termini di resistenza i valori tensionali sono bassissimi, gli scostamenti bassissimi. In termini di rigidezza, la direzione che è più delicata, eventualmente che dovremmo contrastare, è quella del piano Z. Eventualmente con la pancia sola, con le due pance, poi ci sono modi più contorti. Però se la struttura qui deve dirci qualcosa, ci dice, guarda, fuori piano la deformabilità è la parte più significativa, il verticale non c'è quasi niente. Una cosa analoga la si può fare considerando il buckling. L'analisi di buckling è essenzialmente il calcolo del carico critico di Eulero per una certa condizione di carico. Qui abbiamo solo il peso proprio. Quindi adesso ci calcoleremo il moltiplicatore del peso proprio che fa di stabilizzare la struttura. Se avessimo un altro carico, anzi no, abbiamo questo carico qui di una tonnellata, no? E quindi ci calcoleremo il carico, il moltiplicatore di questo carico critico di una tonnellata, che è questa, che fa sbandare e stabilizzare la struttura. Noi sappiamo che l'instabilità viene sempre con qualche sbandamento, quindi ci aspetteremo un qualche sbandamento. Avendo fatto l'analisi modale prima, come sarà lo sbandamento? Il verticale? Da che parte vi aspettate che sbandi questa struttura? Sì. Vedete tra l'altro che la schermata per calcolare gli autovalori per buckling è identica a quella per calcolare gli autovalori modali. I problemi di autovalori sono identici, cambiano le matrici in gioco. Facciamo andare. Allora, qui ci sono questi numerelli. Allora, il moltiplicatore più piccolo è 0.0169. Quindi 0.169, mettiamo 2%, vuol dire che la lastra si stabilizza per un cinquantesimo di una tonnellata. Quindi lo stato di sforzo è bassissimo. Però, come metto sopra? Quando li metto sopra il 2% di carico, quindi quando li metto sopra 20 kg, questa si stabilizza. Poi ci sono altri valori che vediamo e ci sono anche quelli negativi. Quelli negativi hanno significato che siccome il carico era verso il basso, il valore negativo vorrebbe dire che ha un valore con un certo numero, 37.17, però verso l'alto. Quindi quelli lì, quei modi, a quell'autovalore lì, moltiplicando per 37 verso l'altro carico, la lastra si stabilizza. Però sono fittizi, perché la gravità dovrebbe andare verso l'alto. Quindi quelli numericamente ci sono, ma non sono significativi, perché vuol dire che la gravità va verso l'alto. Quindi gli autovalori giusti che vanno nella direzione del carico, di aumentarlo nella sua direzione, sono quelli positivi. Quelli negativi se, in questo caso, il carico andasse all'altra parte. Vediamo come sono le deformate. Modo 1 è questo. Vabbè, modo 1 questo non,
è sempre legato ai figli che non si stabilizzano, quindi cioè non sono significativi. Quindi cancelliamo il 2% del carico. Il primo modo significativo è questo, con un moltiplicatore 23. Quindi se noi applichiamo 23 tonnellate, rapporto con una tonnellata, la lastra si stabilizza fuori piano in questa maniera. E questo è quel tipo di instabilità che abbiamo visto a tecniche costruzioni, che è instabilità flesso-torsionale. Il corrente superiore compresso sbanda fuori piano. Guardiamo gli altri. Questo è meno 37, cioè se il carico andasse verso l'alto. Si stabilizza quindi la parte sotto. Se il carico verso l'alto, è teso, e verso il basso è compresso. Però questo non è significativo. D'altro carico, 87 è questo. C'è sempre la parte superiore, l'estradosso della mia trave, che è compressa, quindi sbanda, però non come un'onda di Senna come prima, come due onde, due creste. Poi c'è l'altra che è sotto, che non si sviluppa, e poi via via ci sono altre situazioni. Ne sono alcune anche fuori piano qua. Allora, tutto ciò premesso, in questo caso qui, diciamo, dal punto di vista statico, con quel carico minimo, a cosa può andare? Se noi volessimo correggere questi comportamenti qua, questo, oppure questo, come facciamo? Quindi qui entriamo, abbiamo fatto le analisi, facciamo una correzione alla nostra struttura per renderla più performante. In questo caso qui, dopo l'esempio semplice, quindi neanche possiamo fare tanto. Però, questo è il modello 1, lo salviamo come modello 2. Il modello 0 era quello che aveva la discontinuità, quindi ci ricordiamo della fregnaccia che abbiamo fatto. Il modello 1 funziona, però vorremmo un po' migliorarlo, in particolare migliorare gli spostamenti fuori piano, modali, eccetera. Dobbiamo fare un progetto per migliorare. Allora, se io devo contrastare uno spostamento fuori piano, devo mettere qualcosa di inerziale, un'inerzia, che abbia asse di rotazione verticale. Quindi metto due flange, due ali, potrei metterla principalmente solo sopra, ma già che ci sono, metto sopra e sotto. Quindi mettiamo due ali. Allora, per esempio, mi costruisco una nuova caratteristica di piastra, la chiamo 2, e per esempio può essere simile a 1, aspettate, mannaggia, quindi non sono cancellato, ho fatto questo, cancello questa, mi riprendo il file giusto, me lo salvo come secondo file, qui questo non so come fa il 2. Poi mi crea una nuova proprietà. Le proprietà sempre le stesse, però magari posto che centimetri, magari poi per costruirmi la cosa faccio così. Per fortuna che mi sono tenuto il filo rosso sopra e anche i fili rossi sotto.
Adesso faccio così, con i tools, faccio un'esclusione. Per esempio, facciamo un'esclusione in direzione Z di 50 mm. Forse facciamo 70 mm. Vedete che ho creato queste gradi qua, forse così vedendole a occhio sono un po' mingherline, quindi faccio così, cancello tutto, torno indietro, riprendo Tools, faccio l'esclusione, avevo messo 70 mm, un po' poverello, lo incremento, facciamo 100 mm, incremento di una proprietà, quindi lo faccio, non, lo faccio diventare non elemento 1, quindi anima, lo faccio diventare ala, e questo è il modello. Devo ancora selezionarmi questi. E ogni tanto, vedete, siccome è una cosa grafica, prima avevo lasciato in evidenza gli shell, quando clicco sopra la freccia va non su BIM ma va sullo shell. Però questi distrutto l'altra parte. E questa quindi è la vostra configurazione. È diventata una trave con la I. Adesso, per esempio, provo a fare di nuovo l'analisi statica. Sembra deformata. Per esempio, una cosa anche che non va qui, cos'è che, diciamo, vi colpisce qua? Una cosa un po' strana. Cioè, sembra deformata taglio qui. Qui la cosa che è un po' delicata cos'è? In questa fase qui io non sto guardando i numeri, dopo guarderò anche i numeri, ma sto guardando quello che è proprio per appariscente, qualitativo. Cos'è che non mi va tanto? Così va meglio? Cosa vedete? Cos'è che non va? Cosa? Ci sono tre punti critici, che dove c'è tutto il rosso. Bisogna stare attenti, no? Ve l'ho detto tante volte, le equazioni, io dopo le volte le snob e così via, ma non è vero perché sono importantissime, no? E anche i calcoli alle volte li lascio andare così, però dopo sono sicuramente la persona che ha fatto più calcoli qua dentro, quindi non posso rinnegarli totalmente perché è una parte della mia vita. Però qui è chiara la cosa, ci sono tre funzionature, tre concentrazioni di sforzo. E dove sono? Dove sono carichi concentrati? E questo è il carico concentrato applicato, una tonnellata. E poi ci sono due reazioni che sono due carichi concentrati, ciascuno è mezza tonnellata. Quindi dove ci sono i punti di applicazione dei carichi concentrati, lì è un dolore per la struttura. Poi vedete anche un'altra cosa che è impressionante, per esempio se guardate sotto, tutto sommato l'intradosso ha un andamento regolare, spanciamento verso il basso. Qua invece no, qua c'è proprio una cuspide. È chiaro che dopo è magnificato dalla grafica, però, accidenti, qui c'è proprio un cambio di pendenza netto, mentre qua così. Qui per esempio vi faccio anche la domanda,
Noi un paio di volte scorse abbiamo detto c'è l'F1, l'F2 e l'F3, no? Quando dovevano calcolarci la freccia. Qui si vede chiaramente qual è l'F1, l'F2 e l'F3. In particolare, per esempio, la F2 è quella che teoricamente è equivalente all'abbassamento quando io modello l'oggetto come trave. Perché la trave vede solo come abbassamento l'abbassamento della linea d'asse. Punto. Quindi quando io confronterò questo modello con gli elementi e modelli a trave che avete fatto voi, devo confrontare questa freccia. Questa sotto è apparente abbastanza vicina a quella delle zerie, questa no. Questa qui è più grossa di questa e di questa, perché risente anche dell'effetto di funzionatura locale del carico lì. Quindi questa è più grossa di questa e di questa, però non è tanto significativa perché rappresenterebbe come se io con una lama mettessi una pennellata. Quindi anche qui dovrò cambiare alcune cose. Quindi dovete, quando io dico di imparare, vuol dire anche osservare le cose più cretine, più banali, più semplici. Se non fate questo, siete persi nel mondo dei numeri. Facciamo l'analisi a Buckling, per esempio. Ricordo che noi volevamo ammazzare il fuori piano. L'altra cosa da togliere in genere è la prospettiva, perché rende la prospettiva il disegno più bella, però magari inganna. Questa è la vostra informazione. Il primo modo è il 280, quindi nettamente rispetto al 37 che era. Abbiamo corretto lo spacciamento fuori piano? Lo spacciamento che va da qui a qui, sì. Però adesso c'è dato lo spacciamento cilindrico da sopra e sotto. Come facciamo a correggerlo? Un altro ciclo. Come facciamo a correggerlo? Salviamo. Qui facciamo così. Allora, togliamo tutti gli elementi, estrudiamo, mettiamo le costole all'inizio e alla fine. Questa, e poi mettiamo, facendo così ho messo solo quella verso la z positiva, no? Mi manca l'altra, quindi metto meno 100. Questo è l'oggetto. L'elastica lineare. Facciamo il buckling. Allora, in questo caso qui stabilità globale non ci sono più. Per globale intendo che si deforma tutta la struttura. C'è solo, eventualmente, lo si vede qui dall'arrossamento, un'instabilità di pannello, no? Che dobbiamo magnificare di più, proviamo un 10%, che non si vede ancora niente, proviamo un 20%. Qua si comincia a vedere qualcosa. Grazie.
Lo vedete abbastanza? Si vede? Facciamo ancora più grosso. Magari togliamo i fili rossi che non ci interessano, togliamo i nodi, quello che resta sono soltanto gli elementi shell. Possiamo fare anche così, nella modellazione magari. Qui venivano riquadrati tutti gli elementi, adesso voglio soltanto riquadrare gli estremi dell'elemento. E qua si vede un po' più, adesso si vede meglio. Qua lo spanciamento. Ed ecco, c'è lo spanciamento in questa direzione, anche l'ala sopra è coinvolta. Facciamo ancora più grande la deformata. Qui sarà la compressa sopra, l'ala si stabilizza, sotto spazio in questa maniera. Qui si vede, direi, abbastanza bene l'instabilità del pannello d'aria. Voglio correggere ancora la struttura, cosa faccio? Ammazzo la deformata critica. Ammazzo vuol dire che devo contrastare questa. Per ammazzarla metto un rips anche qua, una costola verticale. Proviamo a farlo. Dopo. Abbiamo un taglio perché sennò pubblichiamo sempre. Allora, per esempio, io mi prendo, diciamo, nella mia discretizzazione, forse quello che era più vicino alla gobba, allo spanciamento, era questo allineamento qua. Ho messo il rips in mezzo. Mi sei formato la roba qui, però prima l'autovalore era 230, adesso è 430 e così via. Se adesso non andasse bene metterei un'altra costola qui, per esempio. D'accordo? Quindi spero di avervi fatto vedere con questo esempio, così in velocità e cosa, questo processo qui. Va bene? Io farei così. Questi file qua, di Strauss, ve li rigiro. No? Se dopo voi volete aprirli in Strauss, va benissimo. Una utility che hanno quasi tutti i software, per esempio Strauss importa il file da SAP. Non so se SAP importa da Strauss, no? Però queste sono cose che voi dovete assolutamente vedere. No? Poi, per esempio, anche altri aspetti da considerare sono, per esempio, qui abbiamo fatto tutti i spessori uguali, tutti i rips 100 mm, eccetera. No? Quindi dopo c'è una fase di ottimizzazione in cui abbiamo individuato più o meno cosa fare. Questa è la parte, diciamo, qualitativa. La parte qualitativa vuol dire, ho indovinato, ho visto come si deforma, come si espansa la struttura. Là devo metterci un contrasto. La parte qualitativa è chiaramente ridurre gli spessori al minimo indispensabile. Va bene? Vi giro questi così potete guardarlo. Questo sarà il secondo elaborato. Il primo elaborato è gli spostamenti sotto temperatura di una cosa curva e quell'altro esempio quadrato con buco. Questo è il secondo elaborato, ve lo rifate almeno dove sono arrivato io. È chiaro che se voi importate questi file e così via non imparate un accidente. Per esempio provate a vedere anche quello che vi chiedo, anche di fare la mesh più raffinata. Vedere che per esempio la dolore di cambio non c'è. Io questo quindi chiudo con il trasmetto tutta questa cosa qui. Vi ho girato anche
il file il PDF degno di punti tipologici in acciaio. Va bene. Noi faremo quest'anno le analisi, il progetto di riabilitazione, del ponte quello che è 3 campate più 150 metri. Allora, cominciate ad aprirlo e cominciate a vedere, ma in questi travoni ci sono le costurature in verticale, poi ci sono anche quelle orizzontali. Adesso avete già, con oggi avete capito a cosa servono, no? Cercano di bloccare localmente la deformabilità, però provate guardarlo, anche perché l'aspetto più importante, poi se voi dovete guardare una macchina e ripararla, potete aprire il cofano, vedere i cilindri, cioè, eccetera, quindi, d'accordo? Ci possiamo lasciare così oggi? Occhio che qui, dopo la crescita è esponenziale, eh? Perché oggi abbiamo fatto una travetta così, dopo per passare l'esame bisogna fare il ponte, quindi occhio. Ci sono domande particolari? Se sentiamo, ci parla più forte, sentiamo. Perché non l'abbiamo messa in orizzontale? Se l'avessimo messa in orizzontale non sarebbe diventata la luce di impressione di l'anno. Quello che lei dice è vero, è vero. In particolare lì, dopo vedete sul ponte, perché voi dovete guardare come sono fatti gli oggetti. Perché noi ingegneri quasi sempre non inventiamo nulla. Mi sarebbe stupido non fare le cose come hanno fatto gli altri, come hanno fatto in particolare. Il ponte che vedete, per esempio, le costruature ci sono così e anche in modo. Quindi ci sono delle varie gradazioni. La cosa importante è, come dice lei, ammazzare lo spacciamento più grosso. Quindi dopo in teoria si potrebbe andare avanti, come abbiamo fatto noi, prima ammazziamo in verticale, poi magari in orizzontale, così. Poi anche questo trova un limite sul fatto che al povero saldatore, non è che posso far fare tutte le saldature così distanti, quindi si sceglie una certa maglia che ammazza più o meno. Questa è un'altra cosa. Per esempio, è meglio fare uno spessore come abbiamo fatto noi di 100 mm, spesso poco, o metti uno spessore più grosso per andare più piccola. Oppure un'altra cosa che vi invito anche a pensare, che se al posto di una lama sola mettessi, per esempio, tagliassi una lipia a metà, al posto di saldare in orizzontale solo la mira, mettessi in saldarsi una mezza lipia, anche quello impone lo spostamento. Perché? Qual è meglio? Progettare, voi siete secondo me in questo corso qui, a parte io che non sono assolutamente il migliore che mi può spiegare queste cose, però qui siete voi forse nell'unico vero corso professionale dei vostri 5 anni, perché in tutte le altre situazioni voi più o meno avete, mi permetto di dire, una qualche apparenza di progetto. Qui per esempio voi avete da scegliere, dopo lo vedremo anche sul ponte, sul terreno, delle scelte fondamentali, per esempio come ammazzare l'estremità, come metto la lama, la metto solo da un lato della mira, la metto da tutte e due, la metto sul lato esterno del ponte, sul lato interno, ci metto una lama solo, oppure metto un profilato magari a L, metto un profilato a T, oppure metto una canaletta, un profilo chiuso, perché uno sì, uno no. Queste sono le scelte progettuali, no? Quindi voi dovete anche riflettere su queste cose, perché come vi ho detto all'inizio del corso, progettare vuol dire decidere. Io decido che è così, con la mia arbitrarietà, però anche deve essere fatta con un ragionamento, ci sarà un collaudatore che mi dirà contenti perché hai fatto questa cosa, e io dovrò dimostrare qualcosa. Quindi questa è anche, ripeto, voi avete tutte le conoscenze in testa, ce l'avete. Forse anche troppe, sicuramente troppe equazioni. Adesso dovete mettere le mani in pasta. No? Avete letto tutti i libri che parlano di come si fa il sesso, adesso dovete consumare. No, perché è così, e voglio dire, sono cose che dovete
parte di progetto, è come quando si vola, no? Uno va a lezione con le strutture che accanto, la cloche, eccetera, così va tutto bene. Quando è che si vola veramente? Quando sei da solo sulla rotta. Quindi adesso questa devi tirarla fuori, perché sono cose che vostre, no? Io sono le mie cosine, sono anche progettare qualcosina, e adesso tocca a voi, dovete essere voi che decidete, fate per via. Poi sicuramente non verrà un ponte perfetto, magari verrà un po' scubignato, un po' appoggio, però anch'io il primo ponte che ho fatto è scherzo, ma proprio brutto. Dopo, forse penso che siamo entrati in rapporto, lo faccio vedere. Così mi... se no non ve lo faccio vedere perché mi importa così. Va bene. Occhio veramente, guardate qui. Non punta il punto pesante, non conta un accidente dovuto di là, mi conta solo gli esami e i professori che avete incontrato, poi quello che sapete. Vabbè. Il resto è tutta per la zia che piange. Vabbè. Dai, ci vediamo domani.